Arrivano novità sulla situazione clinica di Christian Eriksen. Dopo l'arresto cardiaco di sabato pomeriggio, i medici hanno deciso che sarà operato al cuore. Christian Eriksen sarà operato al cuore per l'impianto di un defibrillatore cardiaco sottocutaneo. L'equipe medica che ha in cura il centrocampista danese lo ha deciso di comune accordo proprio con il calciatore. L'intervento servirà a scongiurare in futuro un altro arresto cardiaco causato da aritmia come quello di cui è stato vittima sabato scorso durante il match tra Danimarca e Finlandia. A dare la notizia è la Federcalcio scandinava, comunicando che l'intervento a cui Eriksen si sottoporrà nei prossimi giorni è una prassi riconosciuti da tutti gli specialisti internazionali. Incoraggiamo tutti a rispettare la privacy di Christian e della sua famiglia. Così si conclude il comunicato della federazione. Il defibrillatore che gli verrà impiantato interverrà immediatamente nel caso in cui il giocatore dovesse accusare un altro arresto cardiaco, rimettendo di fatto immediatamente in moto il cuore attraverso delle scariche elettriche, salvandogli così di nuovo la vita se non dovesse esserci un defibrillatore esterno pronto a intervenire come invece successo sabato scorso. Eriksen era praticamente morto. Soltanto il pronto intervento prima del capitano della Danimarca Chiara e poi dei medici gli hanno salvato la vita. Per quanto riguarda il suo futuro calcistico, invece, è ancora tutto da decidere. L'ufficialità arriverà soltanto dopo una diagnosi precisa della malattia che lo ha portato all'arresto cardiaco. In ogni caso, una piccola speranza per i tifosi interisti c'è. Prima di lui, già Daley Blind, in forze all'Ajax e nella nazionale olandese, ha subito lo stesso intervento e poi ha ripreso a giocare.